Ciao ragazzi, io sono Falcone e oggi sono qua con un nuovo episodio della nostra carriera dedicata al buon Albertone Nazionale, con cui tra l'altro chiudiamo il 2017, perché appunto sarà l'ultimo video di quest'anno e speriamo di chiuderlo bene questo 2017, per cui io ho due cose da fare prima di iniziare. Allora, la prima cosa è proporre lo scambio Siligar di Galano, che me l'avete suggerito, ho visto che è stato particolarmente gradito dai vari like che ci sono stati a quel commento, per cui proviamo se ce lo fanno fare. 3 milioni e 3, Galano mi è un po' più giovane, quindi no, non è in vendita, mi hanno rovinato un sogno. L'alternativa, sempre per quel ruolo lì, era sentire un po' quanto ci chiedono per Giustino. Me l'avete chiesto a gran voce ovunque, nei commenti, nel gruppo Facebook della carriera, è un nome che ricorre e chi sono io per negarvi questa gioia? Per cui all'Angers scosta, vabbè, non ho idea di quanto costi, di nulla, per cui dovremo valutare. Per il resto io ho questa formazione pronta per la Roma. Il grande dono di Siligardi, per vedere un attimino se riesce, Adebayor titolare, Fayet a destra e Banda. Allora, siccome mercoledì credo che avremo lo speciale su Banda e se riesco a fare in tempo, ragazzi, poesia totale, mi è tornata voglia di vedere in azione il piccolo Banda, per cui lo devo far giocare oggi. E non sia mai che con Adebayor scopriamo di avere un'intesa un po' alla Olli e il suo amico, che mi sfugge il nome in questo momento, era quello che gli stava dietro, in senso buono, però mi sfugge, mi deve tornare in mente. Adesso, mentre carica la partita, vado a vedere su internet. Ce l'ho, era Becker, mi era sfuggito. Io vorrei ricreare una cosa un po' alla Olli e Becker, tra Banda e Adebayor. Chissà che non ci si riesca. Chissà che non ci si riesca. Sarebbe meraviglioso. Eccolo Billy. È pronta a stupire. Vai Adebayor. Billy. Bravo Billy. È un po' corta. Anzi, un po' lunga più che corta. Dai ragazzi. Siamo belli carichi. Vacca. No, ma si era girato benissimo. Perché in faccia al portiere? Mamma mia, ci sta a Qual, che è diventato veramente un animale. Bravo Ondri. Il piccolo Ondri, se ci avesse pure i piedi sarebbe Dani Alves. Ma aia, mamma mia. Per Adebayor, finalmente uno che fa la torre, spero. No, neanche lui. Bravo Adebayor, fa salire bene. Billy, lancia una palla nel vuoto dove non ci sarà mai nessuno. Vabbè. Mamma mia, Fayet. Quello doveva essere un filtrante per Banda, che si stava inserendo tra le linee e la palla è andata ovunque tranne che verso Banda. Meraviglioso la sua qualità di passaggio. Scambio stretto con Billy. Billy, se perde questa palla è la fine della partita. Meno male. Andrì. Schweinsteiger. No, vacca mio, non puoi perdere sti palloni però. Non puoi. Perché lo chiama Fassio? Bravo Andri. Se ti va, se no siamo qua pure tutta la giornata ad aspettare che tu faccia un rilancio. Meno male. Tutto sto casino per mettere sta pallaccia poi. Bravo Billy. Bravo Billy. Per Adebayor. Vabbè, niente. Non mi tiene di fisico, manca Adebayor. È un bravo vacca. Billy, il dribbling proprio non gliel'hanno insegnato ai pulcini. A Billy, non sa che cosa deve fare quando ha la palla fra i piedi. Bravissimo, Fayet. Bravo, apri tutto. Bellissimo, per Siligardi. Fayet, spondalo. Billy. Niente, la ciabattata di Billy a vuoto, senza senso. Io avevo tirato 3 ore prima, vabbè. Occhio al traversone. Niente, oh, sempre al 45esimo. È una sorta di tassa da pagare tutte le partite, oh. Mamma mia. Vabbè. Non è andata qua. Le difese si aprono magicamente. Scatta il momento Mosè al 45esimo. Vabbè.
Si sa dove era tutta la difesa. Stavano in giro. Allora, io direi di cambiare gli esterni. Buttiamo dentro Kuruma. Io direi di buttare dentro anche Turam. E vediamo un po' se hanno fatto pace Giovinco e Turam. Li mettiamo entrambi. Cambiamo i tre davanti sperando di ribaltarla. Vediamo che se Marcus con un po' di sana concorrenza ha ritrovato la voglia di lottare. Vedo che non è così, Marcus. Bene. Coerente fino alla fine. Bravo, Marcus. Siligardi. Niente. Ma perché, Siligardi? Hai perso completamente il brio di un tempo. Ciò che ti rendeva meravigliosamente temibile. Giovinco. Lo vede! Siligardi sul filo del fuorigioco, tiella! Non la tiene, non la tiene, perché era un fuorigioco, poi dall'altro, niente. Dai ragazzi, su, andiamo in offensiva, che sta partita almeno il pareggio. Se no, niente, Giovinco e Turam proprio non si riescono a vedere. Vai, Turam! Non è possibile, ha parato in tutti i sensi, ha parato. Vabbè, ha fatto lo scambio Giovinco e Turam, che manco veramente. Vacca! Il liscio clamoroso di Turam. Vai, Marcus. Vai, Marcus. No, non è possibile che non riesca a incrociantino come si deve. Ma Calma. No, Siligardi mio. Bravissimi. A metà tutti. Fate una cosa bene e tre male. Ma porca miseria. Giovinco. Turam. Seppelliamo l'ascia di guerra fra i due. No, non si vedono proprio. È una cosa imbarazzante. Giovinco e Turam insieme. È una coppia proprio che non funge. Smentitemi, porca miseria, niente. Non mi smentiscono mai. Niente, è finito. Tanto anche se dovessimo riuscire a ripartire. Vabbè, niente. Finita la tragedia. L'immancabile gol di Nainggolan, che ci purga sempre. È una cosa in tutte le carriere, con tutte le squadre. Segna sempre Nainggolan, c'è poco da fare. Vabbè, ragazzi, tanto si sapeva che prima o poi il Parma avrebbe ceduto. Abbiamo inanellato troppe prestazioni di alto livello. Prima o poi una sveglia doveva arrivare. Gioco forza. Vabbè, questo non compromette più di tanto. Nel senso, stiamo già andando al di sopra delle aspettative. Certo, complica un pochino la rincorsa alla Coppa UEFA, ma l'Europa League resta un obiettivo. La qualificazione, quantomeno dovremmo essere tipo a meno 3 adesso dalla zona. No, meno 4. Vabbè, si è un po' complicata. Anche perché la Roma era una diretta concorrente. Ma ragazzi, c'è poco da fare. Non potevo fare diversamente. Un po' di turnover era d'obbligo. Anche perché abbiamo il Milan adesso. Kluivert, cosa è successo? Ah, è in prestito. Per cui non ci fanno fare nulla. Finché non torna. Vabbè, niente, come non detto. E avanziamo qua. Tanto Sarri è contento. Vaca, io vorrei rescindere. Non dire che ti lamenti. Non mi ti fanno cacciare. Per cui, allora, abbiamo visto che Turam e Giovinco insieme no. Per cui oggi io direi che potremmo provare Giovinco e Adebayor titolari. Vediamo un po' come butta la situazione. Poi per il resto io direi potremmo far fare una partita. No, vabbè, col Milan non posso mettermi a fare grandi prove. Schweinsteiger fuori, facciamo giocare Barilla, Giovinco, Vacca, vorrei far giocare Mariga per vedere un po' se si riprende. E qua Di Gaudio, che insomma si è riposato, l'ho voluto tenere per la partita col Milan. Non so manco io perché forse sarebbe stato meglio farlo giocare con la Roma piuttosto che col Milan, ma Poco importa adesso, è inutile piangere sul latte versato, come si suol dire. E vabbè, raga, vediamo un po' che dicono. La Turchia ci desidera, ma noi diciamo di no. Conferenza stampa, chi c'è? Montella, parla male, porino. Adesso ha pure firmato per Siviglia. Osservate il resoconto su Gabigol, ma noi ci frega poco, perché tanti soldi ce l'abbiamo. Sar è contento.
Vaca non è contento. E Vaca, la vita è fatta di momenti difficili, questo è uno dei tuoi. Per il resto direi che io chi c'ho a destra? Facciamo giocare a Bagayoko oggi, sì. Intanto cerchiamo pure di rinnovare. Intanto questa al posto di Opara, un turno di riposo per lui. Basta. Basta. Perché già so troppi. E vediamo un attimino se riusciamo a fare il rinnovo a Bagayoko e Scozza, offrendogli uno stipendio degno da Serie A. Credo che non vorranno saperne ancora, secondo me. Ma comunque, magari mi sbaglio. Abbiamo detto... Vabbè, a parte che lo posso fare dopo. Lo posso fare dopo. Volendo. Però potrebbero firmare nel mente con qualcun altro. Facciamolo adesso. Bagayoko, ti va? Delego? Sì, allora. Facciamo stipendio 28, 30, 34. Ecco. Ci può stare? 3 anni senza clausola, stipendio 28. Sì, abbiamo rimesso a bordo Bagayoko. Ottimo. Poi, Scozza. Riusciremo a salvare anche il rapporto con te. Delega rinnovo. No, 35 andava bene. Ma perché? Ma si bugga tutto continuamente. Delega rinnovo. Qual è il problema? Ma è matto sto coso. 40... Vabbè, facciamo delega rinnovo lasciando quello che c'è scritto, eh? 35, sporadico, 3 anni, sì! Il senator Scozza ha firmato. Ottimo. Allora, ci siamo levati pure sto pensiero, per cui Bagayoko è reinserito in squadra, anche perché Andri tutto l'anno da solo non lo può chiaramente fare. Detto questo, io metterei il Milan in maglia nera. No, vabbè, va bene questa. E speriamo bene, perché col Milan toccherebbe vincere. Ci siamo. È un momento importantissimo col Milan per la faccia e soprattutto per i punti, perché dobbiamo riniziare a vincere, altrimenti il cammino verso la Coppa UEFA mi si compromette. Bravo De Bayor. Faye confermato pure col Milan. Gli si danno tante chance al giovane Faye. È buona. Non è buona, ma chi era poi che si è spinto così tanto in avanti? Che De Bayor sta... Sar oggi sta... cerca il gol. A De Bayor, tiella lì, Bravo De Bayor, va bene uguale De Bayor, tiella lì. Non si apre uno spiraglio che sia uno. Tutti fermi, a guardarmi. Porca miseria. Bravo Mariga. A De Bayor di tacco. Non te smarchi mai. Bravo. C'è De Bayor che fa tanto lavoro sporco, devo dire, là davanti. Fa salire. Peccato che gli altri non si propongono, ma lui farebbe salire. L'hai visto, completamente solo. Di cauto devi solamente andare avanti. Vai e crossa. No, la tiene lì. Ma perché? C'è De Bayor da solo. Perché sempre su quello che sta a 3 metri indietro? Prendo le iniziative. Vabbè, sì. Pure te che la crossi su Giovinco. Sei cattivo proprio, perfido. Mamma mia De Bayor. Ma marce però. Porca miseria. Faye, fatte vedere, te prego. Cioè non so manco io perché te sto a mettere in campo. Se no niente. Faye, il fantasma Faye, l'inutile Faye. Mi sa che Faye le sue chance con oggi, se non mi stupisce in qualche modo, se ne parla l'anno prossimo, eh. Io a rotazione sto cercando di farli giocare un po' tutti i nuovi, i giovani, per vedere un po' se c'è qualche talento. Faye proprio sembra come quell'altro, Diagana e Babbaiaro, due scarpari di quarta categoria, voglio dire potenziale 90. Bene, primo tempo noioso, come poche cose al mondo non è successo niente. Assolutamente niente. Per cui direi che potremmo cercare di dare un po' di brio, mettendo tipo Kuruma da una parte, poi Turam dall'altra. Riproviamo a far decollare l'amore fra Giovinco e Turam. Deporranno l'ascia di guerra prima o poi, o continueranno nella loro ignobile litigata senza quartiere? Turam, Giovinco, fatti vedere una volta. Bravo Seba. Bravo Seba. Gioca con la difesa del Milan, Seba. E non è noia, regalà, però hai fatto tutto bene, Seba.
Niente, abbiamo buttato. Ma pallone porca. Profondo, ma. Attenzione, pericolo. Mamma mia, Buffon. Salva tutto, Gigio. Giovinco. Ci sono metri per andare. C'è Di Gaudio libero. C'è Di Gaudio libero, te prego. Di Gaudio, Di Gaudio. Non è possibile. Perché l'ho voluta passare? Ma perché? Ma perché non vado in porta? Ma perché? Guarda st'altro Bagayoko che sta a fa. La palla sul contropiede gli dà. Se pio gol te caccio. Se pio gol te caccio. Ma porcaccio. Va bene. Dai, dai, dai. È andata bene. Kuruma. Vai Kuruma. E vacci sulla ribattuta. Perché? L'odio. Basta, non ce la faccio più. L'odio. L'odio, 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 l'odio. Adesso faccio giocare De Bayor titolare. Ma veramente è stancato. Voglio i tre punti. Porcaccia la miseria. Dai, dai. Seba. Seba. Fatti vedere, Marcus. Niente. Kuruma. Prova la botta. Prova la botta. Quella sarebbe la botta. Ce la facciamo, ce lo fa fare, niente. Vabbè, 0-0, partita inutile ai fini di tutti i vari discorsi che si possono fare. Un pareggio che non serve a niente, veramente a nulla. Il nulla cosmico si è esaurito con questo pareggio. Abbiamo preso un punto che, se tutto va bene, ci tiene a 4 punti. No. No, siamo a 3 dal Torino, che non è malaccio. Adesso abbiamo la Lazio, bene, ovviamente la Lazio sappiamo bene che vincerò, perché tanto va sempre così. L'unica partita che vorrei perdere, solitamente, allora, Faye, siccome non è che mi abbia entusiasmato particolarmente, direi che potremmo mettere questa, facciamo salire un po' questa. Ma quale dribbling, è un difensore. Bene, questa, Marcos, Rodriguez, Kuruma e Ferrari. Mi sembra un quintetto di tutto rispetto. Dove però nessuno sembra volersi allenare con chissà quale convinzione. Bene, ottimo. Allora, la partita con la Lazio sarà abbastanza importante, perché la Lazio tra l'altro sta un punto sotto. No, adesso sta a pari punti. Ha giocato il giorno che dobbiamo giocare. Vabbè, comunque, sono arrivate le novità dal Brasile. Allora, Alessandro Branco, no. Eduardo Rossi, non mi pare sto gran talento. Miguel Cruz, no. Bruno Ferreira, non mi sembra granché. E Denis Moraes, che non mi pare sto granché. Manco lui. Bene, direi che il primo viaggio in Brasile ha dato ottimi frutti. Hanno offerto per vaca. Ma sì, se lo volete. Sì. Chi ha offerto? Non so chi sia e non voglio indagare. Se lo volete prendetelo e noi siamo tutti contenti. Poi partita con la Lazio. Ecco, adesso tirate fuori Faye. Non me lo fate più vedere, per cortesia. Mettiamo oggi. Con la Lazio metto i main. Il grande ritorno. E Scozza, direi che potremmo anche farlo giocare una volta. Siligardi è finito ai margini. No, mettiamo Siligardi su. Oggi torniamo con l'attacco, quello classico. Siligardi di Gaudio. E mi porterei Scozza, che anzi lo metto proprio oggi al posto di Barilla. Così vediamo. Io riprovo Banda qui. E poi al posto di Mariga farei giocare. Ma sapete che lascerei Mariga, che non ha giocato granché quest'anno. L'unica cosa che farei è mettere Opara in difesa e Rodriguez in porta, che è un bel po' che non gioca. Per il resto rimetterei Indri, perché Bagayoko non mi piace. Continuo a dire che purtroppo ho perso un po' l'affetto nei suoi confronti col tempo.
non mi entusiasma più come ai vecchi tempi. Lo vedo veramente limitato, soprattutto in fase difensiva. Per cui, vabbè, allora andiamo con la Lazio e poi chiudiamo, sperando di portar via tre punti, i soliti tre punti dolorosissimi che io non vorrei mai portar via. Allora, io oggi ho bisogno di fare tre punti. Ne ho bisogno fisico. Bravo Mariga. Ma che bella palla di Mariga. Peccato che in area ci sta nessuno. Bene, bravi, come sempre noto che avete grande voglia e desiderio di portare a casa sta partita. Billy di prima non riesce. Marchetti ne para una, non succedeva da 15 anni. Billy con grande classe. Adebayor da fuori, il tiro al giro che non va minimamente come volevo. Bello, bello. Adebayor per Billy. Billy, dai sta palla, perché lì? Perché? Ma che bella palla, Billy sotto al 7, perché solo con la Lazio? Perché sempre così? Che gol ha fatto? Che passaggio gli ha fatto Mariga? Ma chi sei? Porca mia, una bomba sotto la traversa! Marchetti ovviamente si lancia con quarto d'ora di ritardo, meno male, verrebbe da dire a sto punto. Scatenato Billy. Bravo Billy. Gran pallone per Adebayor. Vabbè, la doppietta di Billy mi sento male, l'ultimo dell'anno mi sento male. La nuova coppia d'oro, Billy. Billy per Adebayor. Porca miseria, porca. Bravo Billy, a tutto campo oggi. Padrone del campo, Billy. Perché te levi? Silicardi! Billy sta recuperando una quantità spropositata di palloni, Billy. Bravo, Billy. Scozza. Il grande tiro di Scozza. Bravo, Scozza. La Adebayor arriva sempre corto, però. Billy ne recupera un'altra! Bravo, Billy. Billy oggi... Non lo fermi, Billy, oggi. Non lo fermi. Sta in stato di grazia. Vuole una maglia da titolare nel 2018. E chissà che non la ottenga. Piene un'altra. Bravo Billy. Insisti. Bravo Billy. Ma quanti palloni recupera Adebayor? Ma porca. Voleva essere una finta. Perdonatemi. Porca miseria. È partita la gamba a quell'altro. Si è rialzato subito però. L'hai visto? Mamma mia, più lenta la palombella. Porca miseria, oh. Billy aveva preso pure questa. Pure questa. Allora, Billy sta in forma smagliante, per cui guai a toccarlo. Guai a... è cotto, perché sta dando il fritto, come si dice a Roma, ma... dunque, io cambi... Kurumà? L'unico? Al posto di Dicato, che non lo vedo proprio in formissima. E basta. Mettiamo un Dri al posto di Mariga, dai. Un po' di minuti nelle gambe anche per Sekou. È Sekou, no? Quello con il valore più alto, se non sbaglio. Bravo Kurumà. Adebayor per Billy. Che prova un improbabile 1-2, ma Billy ti... No! No, sei infortunato Billy. Non è possibile. No, non famo scherzi, eh. Cioè, Billy all'ultimo dell'anno? No. L'infortunio drammatico. Speriamo non si sia fatto niente di particolare. Kurumà. Kurumà da solo. Kurumà. Porca miseria, quanto sei lento, Kurumà. 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 Porca miseria. Bravo, Kurumà. Va la ripia. Può cercare il cross. Vabbè. Non sa crossà. Kurumà, abbiamo capito che non sa crossà. Che bella palla. La meraviglia. Peccato che Silicardi non sa stoppare. Mortacci. Billy. E Adebayor. Billy. Ancora lui. Billy. Porca miseria. Stava per fare la doppietta. Era bellissimo. Maledetto Marchetti. Non hai mai parato in vita tua oggi, pari. Per negare una gioia al giovane Billy.
Kuruma, fatta tutto il campo, Kuruma. Mazza quanto sei lento, Kuruma. Bravo, Kuruma. Billy. No, Billy vuole strafare. Vabbè, Billy. Meno. Teniamola lì. Scozza. Martacci. Vabbè. Bene così, tre punti che servivano. Al solito con Lazio vinciamo sempre, ormai è una consuetudine e va bene così. Lazio non ha fatto un tiro in porta, zero, era una vita che non lo vedevo tra le statistiche di fine partita. Va bene, allora, direi che non potevamo chiudere meglio che con un gol di Billy quest'annata. Per cui sono molto molto contento. Tocca vedere che si è fatto però adesso, che è una cosa che mi preoccupa maggiormente. Intanto andiamo alla partita con la Fiorentina. Vacca si lamenta. Te faccio sempre giocare, Vacca. Ma che te lamenti? Allora, l'Austria ci vuole. Grazie, anche no. Direttore generale, conferenza stampa. Sì, Pioli parla male. Assolutamente. Leguizamon ci hanno chiesto una fracca di soldi. E per cui per 7 milioni e mezzo, dato, non era manco troppo. Poi l'offerta per Vacca è andata. Vacca, io sto mantenendo tutto in realtà, caro Antonio. Io non so cosa ti hanno promesso gli altri, ma lo sto facendo giocare con grande regolarità. Comunque Billy ha fatto finta, si è fatto niente, meno male. Bene ragazzi, io direi a questo punto ci possiamo fermare qua. Fatemi sapere un po' che ne pensate, di come stanno andando le cose. Io spero di portare a Parma Giustino, se riusciamo, tocca vedere che ci dicono insomma il nostro resoconto del nostro osservatore. Per adesso niente, visto che questo è l'ultimo video dell'anno, tanti auguri, buon anno a tutti, speriamo di iniziare alla grande il 2018. Preparatevi perché mercoledì, se tutto va bene, ci sarà lo speciale su Billy. Niente ragazzi, buona serata e alla prossima.